Allora, qui ci sono tre questioni. La prima, c'è una bomba ad orologeria per quanto riguarda le incombenze riferite agli aumenti tariffari, che adesso si è trattato soltanto di un rinvio, di una sospensione dell'aumento. La seconda grande questione è che dal 2012 c'è una legge approvata dal Parlamento che fa obbligo di ristrutturare questa autostrada per renderla sicura. Non è un dettato dell'Accademia della Crusca, ma il Parlamento della Repubblica Italiana ha votato la necessità dell'adeguamento di questa infrastruttura che ha esaurito la vita tecnica. La vita tecnica di un'autostrada di questo tipo è 50 anni. La legge precisa che deve essere completamente riconcepita, l'Europa dà come età di vita tecnica 100 anni, questo per dire qual è la quantità dei lavori da fare. Terzo, il Consiglio di Stato ha commissariato il Ministero delle Infrastrutture per inadempienza. Il Consiglio di Stato, che di nuovo non è il fratello dell'Accademia della Crusca, è l'organo della giurisdizione sulle decisioni amministrative. E da ultimo ha diffidato affinché provveda. Rispetto a questo, soltanto i sindaci stanno adoperandosi idoneamente. Tutti gli emendamenti dei parlamentari vengono trattati come saliva per terra. Tutti gli emendamenti, compreso l'ultima stagione. Allora si tratta di capire che questa autostrada non è un'autostrada per ballare, danzare o andare al concerto di Santa Cecilia. È l'unica autostrada che rende possibile l'andiriviene tra l'Abruzzo e Lazio. Quindi è un'autostrada che ha necessità di essere messa in sicurezza e l'accessibilità deve essere su misura dei redditi delle persone normali. Non è che ci vogliono 200.000 euro per poter prendere come reddito annuale questa autostrada. La battaglia dei sindaci è l'unica battaglia che è stata ascoltata fino adesso, perché intanto il Ministero ogni momento cerca di mettere in piedi una buona azione che poi non conclude. Quindi si tratta di mettere a regime la necessità di rispettare la legge del 2012 che fa obbligo di intervenire e di mettere in sicurezza.